Signore e signori, bentornati su Briciole di Storia e Briciole di Soldi. Briciole di tanti soldi, money. Non lo so perché non sappiamo. No. Allora, qualcosa di strano stavolta, anche particolare. Un po' muffito, perché muffito. Facciamo vedere cose muffite, beh, pazienza. Vabbè. Allora, partiamo da questo dove vediamo cosa c'è scritto. Esatto, è una, mettiamo a fuoco che magari è meglio, grazie. C'è scritto Banca Giuseppe Giacobone fu Carlo. Barzi, cassette di sicurezza. Ci siamo trovati in pratica, spiego perché a volte diciamo come avete queste cose, negozio dell'usato, sezione cartaceo, sacchetti di roba mista, cartoline, abbiamo fatto anche libretti, bustine, buste, francobolli, tutto mischiato insieme e c'erano anche questi. Stai svelando il segreto del nostro successo. Trovarli non è facile. Vediamo, Barzi lì, 22 gennaio 1943. Rappresentante signor Rossi Alessandro e Mattazzi Maria Rosa con, non riesco a capire cosa è scritto, comunque viene affidata una cassetta di sicurezza nella quale mettere le gioie le e gioie. Qui ci sono anche due probabilmente degli assegni o qualsiasi cosa, sì, sono degli assegni, qui c'è il regolamento dell'utilizzo della cassetta di sicurezza e ogni volta che entri che probabilmente c'era un libretto in più ma attaccato ed è una cosa sicuramente particolare, a parte le cassette di sicurezza mai usate, quindi ma non so. Non abbiamo una datazione, visto che facciamo... È 1943, dice. Ah, 43, interessante. Dice, in locazione la cassetta di sicurezza numero 415, chiave 22, Varzi, 22 gennaio 1943, ventunesimo anno. Siamo in piena guerra, Qui, invece, vediamo se si può andare per anno e vedere... Allora, questo dopo. Muffa, muffa, muffa. E qui siamo tutti dopo. Quindi andiamo con questo. Siamo già invece nel 1957. Operazioni. È un libretto di... Allora, libretto di controllo del conto corrente con la banca Giacobone Barzi. È un libretto di risparmio. I soldi che hai sul conto. Questo credo che sia sì, le operazioni che un effetto. Quindi quello dal 57. Quello che togli con la data e il totale mano a mano che varia in funzione di quello che aggiungi e che togli. Esatto. Adesso lo fai in maniera diversa. Ora ce l'hai sull'app del telefono. Allora ti mettevano il timbro, ti scrivevano. Diciamo due parole su questa banca. Esatto, esiste ancora. Nel senso che era una banca di Barzi. Barzi più o meno è zona di Pavia. E si è poi trasformata nel 1932 in una cosa che si chiama collettiva. Io non ho ben capito cosa significhi, ma comunque è una banca collettiva. Poi? Nel 65, che è dopo quello che stiamo guardando, viene incorporata dalla Cariplo di Barzi, quindi viene assorbita dalla Cariplo di Barzi, e quindi segue il destino Cariplo e diventerà quindi successivamente Intesa San Paolo. Tutto questi qui sono stati definiti probabilmente, se non chiusi prima, conti dormienti, che poi sono stati comunque cancellati, azzerati e espropriati dopo tot anni. Come fai a sapere che erano conti dormienti? No, nel senso che anche se fosse risultato ancora attivo 30 anni fa, dopo un tot di anni vengono... Volevi andare lì con questo no, per levare? Credo che ci... Anche perché credo che abbia chiuso il tutto. Siamo nel 1961 ed è anche questo un libretto di risparmio bancario, fatto in maniera diversa rispetto potremmo all'altro. Fare un esperimento di Briciole di Storia, presentarci con video, certo. Beh, vogliamo i nostri soldi del signor Perinati Celestino, cioè, allora emesso a favore di Perinati Celestino, Mario Agostino e Vittorio, fratelli di Carlo, e anche a uno solo di essi. Sì, perché i conti in banca li puoi fare disgiunti o congiunti. Questo è disgiunto, vuol dire che ciascuno dei due può andare a prelevare senza renderne conto all'altro. E anche questo, siamo nel 1960, depositi, e infatti qui vediamo la parola estinto. Quindi probabilmente, essendo una cosa bancaria, poi qualcuno l'ha tenuto e io penso successivamente è stato eliminato o, come dire, venduto come vintage se qualcuno era interessato ad averlo, come noi, per farvelo vedere. Com'era la vita della banca, la vita delle persone nel 1960, dal 40 al 60, sono fondamentalmente la stessa cosa in 20 anni di distanza. Si evince la mancanza totale di informatizzazione, perfino di stampa, di macchina da scrivere, perché non è neanche stampata macchina, cioè sì, è stampato ma non è, è scritto a mano, poi spesso si scrive a mano. E qualche timbro e poco di più. Con questo direi che possiamo salutare i nostri meravigliosi followers che con tanta dedizione e pazienza continuano a seguirci. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!